party, come move around. Mentre la famiglia dei Minions si è finalmente riunita dopo 10 giorni, quando sono stato a Bruxelles nei giorni scorsi mi sono fondamentalmente chiesto cosa spinge l'astro nascente del podismo amatore a correre una 5 km su strada per cercare di dare il meglio di se stesso. Gara World Athletics, corsa sponsorizzata da ASICS, gara a cui io sono stato invitato come giornalista, come ho già raccontato. Nei prossimi minuti ripropongo l'intervista di Pietro Riva, 24enne allenato da Baldini, che ci racconta la sua passione per la corsa, perché ha scelto ASICS e soprattutto qual è la technical reason to believe per comprare una scarpa ASICS. Secondo me il weekend è stato fantastico, non perdetevi la recensione e soprattutto tenete conto che nei prossimi minuti avrete la possibilità di vedere tutti i filmati della 5 km, almeno quelli che il vostro podista amatore, utilizzando un teleobiettivo 250 mm comprato per l'occasione, tra l'altro un coffee sarebbe gradito perché questo me lo sono finanziato da solo. Non perdetevi quello che ci ha raccontato, ho messo comunque tutti i video della corsa. Secondo me questa scarpa è sicuramente fantastica, nei prossimi giorni farò una recensione confronto rispetto al modello precedente. I miei Minion sono rimasti impressa, non vedevo l'ora di mostrarvi questo video, tra l'altro anche con le due bellissime ragazze italiane che hanno corso davvero molto velocemente. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale, io come al solito vado a bermi un coffee. Ciao! Ciao Pietro, tutto bene? Sì, sì, tutto a posto, grazie. Sei uno dei più emergenti talenti italiani, come ti stai trovando in questo momento a Malaga? Va molto bene, spero di fare il mio nella gara di domani sui 5 km e di battere il mio personale su strada, che è un 13.50, che penso di poter, insomma, diciamo, migliorare abbastanza bene. Come vedi la gara in strada rispetto a una in pista? Penso che la differenza si sia assottigliata moltissimo. Una gara su un percorso veloce su strada, con la tecnologia anche di oggi, secondo me è tranquillamente equiparabile in pista, tant'è che il mio personale sui 10 km è meglio su strada che in pista, quindi per me la differenza ormai è zero, ovviamente se si parla di percorsi veloci. E come vedi il tempo domani, la temperatura e il vento? Danno 16 gradi, in teoria poco vento, quindi dovrebbero esserci condizioni perfette. Che consigli ti ha dato prima di partire per la Spagna il tuo coach? Il mio coach Stefano Baldini mi ha dato un po', insomma, i consigli che mi dà ormai da 2 anni a questa parte, quindi quello più classico è ovviamente non esagerare nella prima parte, cercare di chiudere molto forte e di correre in una maniera più rilassata possibile nella parte iniziale. Quello che si spende, quello che si dà all'inizio, viene poi, ti manca alla fine, quindi bisogna essere molto intelligenti nella distribuzione. E parlando del punto di vista mentale, che è un aspetto che ci interessa molto a noi podisti amatori, ASICS ne fa un vanto e addirittura nel nome, come vedi la tua condizione mentale di questo momento? Vengo da le ultime 2 gare molto positive e quindi sicuramente mi sento in fiducia, bisogna sempre rimanere con i piedi per terra, l'allenamento ci dice quello che possiamo fare. E penso che, insomma, bisogna godersi intanto l'esperienza e la corsa come in ogni gara e, insomma, capire che si sta facendo una cosa bella, quindi sono molto carico ma allo stesso tempo rilassato, non sento chissà quale pressione. Invece dal tuo punto di vista, ho sentito diversi atleti in questi 2 giorni, suggerisci di allenarti in gruppo oppure preferisci allenarti da solo? È inevitabile che allenarsi in gruppo è una più bello oggettivamente ed effettivamente ti porta ad esprimerti meglio. Allenarsi da solo ogni tanto fa bene, soprattutto a livello mentale, quando si vogliono scaricare un certo tipo di tensioni, eccetera, ma io preferisco personalmente allenarmi in gruppo. A livello di alimentazione, cosa fai la mattina se dovessi correre velocemente? Mangi oppure sei a digiuno? No, ovviamente mangio, e andare a digiuno un po', secondo me, è un po' un suicidio se uno vuole andare a esprimersi ai livelli, diciamo, vicini ai propri massimi. E consiglio una colazione, secondo me, leggera. Io faccio per esempio fette biscottate con marmellata, o anche va benissimo anche per esempio la Nutella, cioè non mi trovo male a mangiare la Nutella il giorno della gara.
e eviterei latticini o cos'altro per evitare problemi di stomaco, ovviamente tutto accompagnato da una buona idratazione e va bene anche un buon caffè che ci dia una sveglia. Invece siamo qui anche per il lancio delle nuove Metaspeed Plus, che sono in due versioni. Cosa ne pensi di questa scarpa che tra l'altro ti lancio? Eccola qua. Ma è una scarpa che a me effettivamente piace molto. Io ho adorato la prima versione, che è veramente per ora la mia top scarpa di sempre. Uso già da un po' di tempo un prototipo di questa e sì, mi sono trovato bene. È una scarpa che rende molto secondo me sulle distanze lunghe. È cambiata la posizione della piastra in carbonio, che adesso è un po' superiore rispetto all'altra, quindi c'è la piastra in carbonio seguita poi da questo foam e questa schiuma nuova, e io la consiglio a chi effettivamente vuole correre distanze dai 10 km in su. Non l'ho testata molto su distanze veloci, però devo dire che non mi dispiace assolutamente. La testerai domani comunque. Esatto. Invece tu, che sei esperto di marketing, come mai non hanno messo il Plus o il 2 sul nome? Beh, perché il Plus penso vada a significare che è un miglioramento, no? Quindi, perché sai, il 2 ogni tanto può essere visto come il seguito dell'uno, magari un arrivare dietro, invece il Plus è qualcosa di migliore, ecco, diciamo così, secondo me. E invece una domanda che ci pongono in molti, è molto richiesta dal mio canale, dagli iscritti del canale, per persone che corrono tanti chilometri a settimana come puoi essere tu, che rotazione suggerisci per i vari allenamenti? Allora, la cosa più importante è trovare una scarpa molto adatta dal punto di vista personale e per quanto riguarda gli allenamenti tranquilli, scusate, mi era caduta. E quindi io per esempio uso la Gel Nimbus, però si può usare qualsiasi tipo di scarpa, l'ASICS propone la Cumulus piuttosto che la Nova Blast. Comunque la cosa importante è trovare quindi una scarpa che vi vada bene, vi dia molta protezione per gli allenamenti tranquilli. Dopodiché, quando c'è da spingere, si possono usare cose come la Metaspeed, che sicuramente va benissimo. Tra l'altro io ho sperimentato che le scarpe con questa nuova tecnologia hanno effettivamente un beneficio dal punto di vista muscolare. Il giorno dopo, la cosiddetta carne greve, che ogni tanto ci affligge, non è così, non si sente poi così tanto, quindi io le uso molto volentieri. Ogni tanto utilizzo anche le chiodate, perché sono un atleta che corre ancora in pista. Se siete corridori che non frequentano molto l'anello rosso, si può tranquillamente alternare la propria scarpa da lento o le proprie scarpe da lento, perché c'è gente che, ci sono persone, io sinceramente non faccio molte rotazioni, però ci sono persone che hanno diversi tipi di scarpe per gli allenamenti tranquilli. Però quando si spinge si può anche usare semplicemente una scarpa come la Metaspeed o la Magic Speed. Invece cosa ne pensi della chiodata senza chiodi di ASICS, che si chiama LD0? Guardate, io l'ho utilizzata l'anno scorso, da giugno 2021 ho avuto l'onore di averne un prototipo e devo dire che ho siglato i miei personali dai 3.000, ho fatto i 3.000 e 5.000 i miei personali con quella scarpa lì, tra l'altro anche i 3.000 indoor, e quindi sì, sicuramente un'ottima scarpa, una tecnologia un po' rivoluzionaria ma per il momento efficace. Ultima domanda, ti lancio il Minion, sì, perché è importante. Sì. A chi suggeriresti questa Metaspeed, fino a che velocità? Ma io vi dico, una scarpa come questa io la suggerirei a chi corre in meno di 3 ore circa la maratona, quindi attorno ai 4,15 al chilometro, anche se forse sarebbe meglio andare sotto i 4, ecco, con una scarpa di questo genere. Se correte dai 4 al chilometro, 4,15 al chilometro in su, secondo me ci sono scarpe che anche allo stesso costo, perché il costo è anche un fattore, possono darvi lo stesso risultato. Faccio un esempio, una Nova Blast piuttosto che una Evo Ride o quant'altro. Quindi insomma, comunque nessuno vi vieta di provarle. Se vi trovate bene, avete siglato il vostro personale di 3 ore e mezza sulla maratona con queste, fate benissimo usare queste. Va bene Pietro, grazie mille, ci vediamo alla prossima. Grazie. Cercherò di filmarti domani mattina, non lo so, sarà un po' un casino, però buona fortuna. Grazie mille.